ADN Kronos. Il premio Sakharov 2024 del Parlamento Europeo va ai leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado e Edmundo González Urrutia. Intitolato al fisico e dissidente sovietico Andrei Sakharov, è il più alto riconoscimento dell'UE per i diritti umani. Viene assegnato ogni anno dal Parlamento UE a persone o organizzazioni impegnati nella difesa dei diritti umani, in particolare la libertà di espressione, la salvaguardia dei diritti delle minoranze, il rispetto del diritto internazionale, lo sviluppo della democrazia e la difesa dello Stato di diritto. Benvenuta e benvenuto a Eurofocus di ADN Kronos, il nostro podcast dedicato all'universo Europa. Unisciti a noi per conoscere e soprattutto comprendere le scelte che definiranno il nostro futuro. It is my privilege to announce that the 2024 Sakharov Prize for Freedom of Thought has been awarded to Maria Corina Machado, leader of the Democratic Forces in Venezuela. L'annuncio della Presidente del Parlamento Roberta Metsola a Strasburgo viene accolto da un lungo applauso. La motivazione non può che mettere d'accordo quasi tutto l'emiciclo. I leader dell'opposizione venezuelana sono stati insigniti del premio Sakharov per la loro coraggiosa lotta per ripristinare la libertà e la democrazia in Venezuela. Nella loro ricerca di una transizione di potere equa, libera e pacifica, hanno sostenuto senza timore i valori che milioni di venezuelani e il Parlamento europeo hanno tanto a cuore: giustizia, democrazia e Stato di diritto, ha continuato Metsola, evidenziando che il Parlamento europeo è al fianco del popolo venezuelano e dei due oppositori nella loro lotta per il futuro democratico del paese. L'opposizione democratica al regime di Nicolas Maduro aveva già vinto il premio Sakharov nel 2017. Machado è stata eletta come candidata presidenziale dell'opposizione venezuelana nel 2023, ma il Collegio Elettorale Nazionale, controllato dal presidente, l'ha squalificata dalla corsa alle elezioni nel 2024. Al suo posto è subentrato il diplomatico González, diventato il candidato ufficiale della piattaforma democratica unitaria. A seguito dell'elezione, i membri dell'opposizione hanno contestato la vittoria dichiarata da Maduro e la mancata pubblicazione dei risultati ufficiali delle elezioni presidenziali da parte del governo venezuelano, pubblicando a loro volta prove che indicavano risultati differenti da quelli ufficiali. A settembre, González ha lasciato il Venezuela dopo l'emissione di un mandato di arresto e ottenuto asilo politico in Spagna. Venezolanos y venezolanas, desde lo más profundo de mi ser, les invito a que nuestra respuesta a las arremetidas del régimen sean la esperanza, la concordia y la paz. Machado, invece, non si vede in pubblico da agosto. Vive sotto copertura temendo l'arresto. El caso de Venezuela es tan crítico para la seguridad del hemisferio occidental y tan dramático en el plano humano. Secondo le missioni internazionali di osservazione elettorale, il voto venezuelano non è stato conforme agli standard internazionali di integrità. Il Parlamento UE ha condannato i brogli elettorali e le gravi sistematiche violazioni dei diritti umani perpetrate contro l'opposizione democratica, il popolo venezuelano e la società civile. A settembre, tramite risoluzione, gli eurodeputati hanno riconosciuto González come il legittimo presidente e Machado come leader delle forze democratiche. Hanno anche chiesto all'UE di estendere le sanzioni contro il regime venezuelano e applicare sanzioni mirate contro Maduro e i suoi locotenenti. La cerimonia di consegna a González e Machado si terrà il 18 dicembre a Strasburgo, durante la sessione plenaria del Parlamento. Eurofocus è un podcast originale ADN Kronos. Seguici su tutte le app e piattaforme podcast. Iscriviti, abilita le funzioni Segui e Notifica per trovarci più rapidamente e lascia una recensione. Resta sempre aggiornato su adnkronos.com. Musiche su licenza Machiavelli Music.